Buongiorno, siamo qui con il canale Cercasi Veri Democratici e con la mia amica Laura. E Buonasera. oggi volevamo parlare di un tema abbastanza spinoso, che è il tema della niente meno che il tema filosofico per eccellenza, che è quello della verità. Nel senso che io, nonostante ci siano delle persone che ormai mi hanno tolto il saluto per questa cosa, continuo a insistere che. Addirittura. Ma sai, la gente quando si tratta di parlare di queste cose all'inizio fa sempre un'espressione molto distaccata, perché comunque è qualcosa di intellettuale, no? Poi inizi a capire che queste cose che sembrano così astratte, così iperuraniche, hanno delle conseguenze molto pesanti sulla loro vita quotidiana e pratica, e quindi iniziano con le imprecazioni pesanti. In genere, tutte quelle cose che bisognerebbe censurare con un beep, no? E, insomma, io continuo a ripetere che a me risulta che in realtà la verità si stabilisca a maggioranza. Nel senso che, in ultima analisi, se una verità non è creduta da una massa critica che sostiene questa verità stessa nei suoi effetti pratici, di fatto questa verità non esiste. So che però tu Ok, hai tutto. allora, qua ne abbiamo già parlato e io qui più che andare a non supportare questa tua idea o comunque questa elaborazione di questo concetto, andrei a capire un po' di differenza. Perché in questo caso per te la verità assoluta è una verità istantanea, nel senso che è quella definita dalla maggioranza di quel momento, e quindi però può variare nel passato, nel presente e nel futuro, nel senso che la storia scritta dai vincitori, la storia che è scritta dai vincitori, che quindi è una verità. La verità assoluta della maggioranza del momento, che se tu definisci come maggioranza quella nel momento stesso al governo? Non proprio, perché quella sarebbe una maggioranza comunque politica. E quindi, Sì, comunque formale, tra virgolette, esatto. parlando, E non universale per che definizione. comunque però, che però è rilevata, che però è rilevata. Sì, ma non è mica rilevata solamente quella, cioè, nel senso, quello che voglio dire è che se noi osserviamo la società, noi ci accorgiamo che ci sono delle verità. Che innanzitutto quelle che sono veramente tali, cioè quelle che sono veramente, potremmo chiamarle quasi assolute a questo punto, oggettive, sono delle verità innanzitutto che devono essere trasversali. Cioè non possono essere sostenute soltanto da una parte politica o dall'altra, perché quelle sono sempre verità conflittuali che cercano di combattersi l'una con l'altra, ma sono di solito delle verità che sono accettate da entrambi gli schieramenti, esclusi ovviamente quelle che potremmo chiamare le lunatic fringe di uno schieramento e dell'altro schieramento. E devono soprattutto, e allo stesso tempo godono di conseguenze pratiche della realtà. Cioè, facciamo un esempio, molto semplicemente. I dinosauri, no? Ci sono delle persone che non credono ai dinosauri e ci sono persone che non credono nella teoria dell'evoluzione. Però io credo che sia abbastanza immediato dire in questo momento storico che c'è una consistente parte della popolazione che crede sia ai dinosauri che all'evoluzione. Perché? Perché ci sono delle. Opino, io non so se la maggioranza esistente in questo momento degli umani sulla Innocente. Terra, perché capisci che però quindi non è una verità assoluta occidentale? Sì, perché all'interno della nostra società crea, beh, non soltanto della nostra società, in realtà
anche in altre, diciamo, spicchi del mondo, ma è vero, non in tutti, non in tutti, questo è assolutamente vero, ma infatti lì non è una verità. Però se nelle nostre società occidentali e quelle, diciamo, più simili a noi da questo punto di vista, ci sono delle facoltà di paleontologia, ci sono dei musei, ci sono dei programmi televisivi, ci sono dei pupazzetti dei dinosauri, ci sono libri sui dinosauri. E questo cosa implica? Implica che c'è anche un target. Cioè, tutti quelli che si spendono in questa direzione sanno che comunque possono contare su tutta una serie di persone che andranno a, che magari senza essere dei paleontologi professionisti, comunque andranno a anche spendere soldi nella maniera proprio più banale del termine, in questo tipo di conoscenze. Vedi anche il franchising di Jurassic Park, per esempio. Altrimenti non ci sarebbe, cioè non c'è un franchising su che cosa? Cos'è che potrebbe essere qualcosa di completamente non creduto in questo momento? Non lo so, sui flogisti. Vabbè, No? Ok. i terapeutisti? Sì, però quella è già una verità che è comunque una lunatic fringe, ma che attenzione, perché è sempre in fieri queste cose. Però sì, effettivamente è vero, Netflix in questo momento non sta facendo una serie televisiva dove la Terra è piatta, per esempio. Proprio perché, non soltanto perché non vuole propagandare l'idea, ma anche perché c'è una questione economica anche sotto. Evidentemente non ci sono abbastanza persone per poter pensare di fare una cosa del genere, altrimenti non dico Netflix che è politicamente schierata, ma ci sono delle case produttrici invece che stanno dall'altra parte che potrebbero invece farlo potenzialmente. Cioè, questo è un po' il problema, insomma. Ritengo che la nostra società in questo momento X si basa su tutta una serie di conoscenze scientifiche. Che però di fatto sono tali, cioè sono conoscenze perché c'è dietro una massa critica che li sta sostenendo. E non è detto che questo potremmo Tu come godere. verità assoluta fino a questo momento hai parlato di verità scientifiche. Sì. Ci sono altre tipologie di verità assoluta? Beh, la verità in realtà tipicamente è divisa in tre, no? Nel senso che ci sono delle verità estetiche, ciò che è bello, ciò che è considerato bello da una maggioranza, e le verità etiche, cioè ciò che è considerato giusto e valido e fare, insomma, bene fare in una data circostanza, e poi la verità teoretica, di cui la verità scientifica è una delle branche più importanti. Io qua. Ok, di tutte queste, cosa vogliamo dire di quando su queste verità c'è uno scontro aperto? Sto pensando per esempio alla cancel culture. Beh, lì evidentemente. Cosa, come si risolve la questione? È un normale scontro, che porterà una verità assoluta da una parte ad un'altra per maggioranza, o Ma perché sono argomenti su cui non ci può essere una verità assoluta? ci sono argomenti però che diventano verità assoluta nel modo cui io ho identificato la verità assoluta, appunto, e quando ci sarà un mainstream che le supporterà. Mi sembra di vedere però che in questo momento l'Occidente è un po' su queste verità diviso in due parti, grosso modo, e queste due parti mi sembrano un po' dei pugili suonanti, cioè nessuno dei due riesce a dare il colpo del capo all'altro, cioè nessuno riesce ad arrivare al mainstream, nessuno riesce ad arrivare a dire no, questa è la verità e voi siete delle lunatic fringe. Quindi è difficile capire come si evolverà la questione, anche perché in questo tipo di cose non c'è mai una dialettica tra i due contendenti. Cioè, i sostenitori della cancel culture non è che possono pretendere ma non per questioni di decenza, ma proprio per semplici questioni di come funziona l'essere umano.
non possono convincere quelli dall'altra parte, perché quando c'è una polarizzazione troppo ampia, il convincimento reciproco è impossibile. Quindi lì bisognerebbe capire cosa succederà nella dialettica, però interna a quelli che sostengono la cancel culture, perché secondo me a un certo punto si autocontraddiranno in qualche maniera. E quindi manderanno un po' tutto il loro discorso a pallino. Oppure magari no, troveranno invece una quadra e allora sì, inizieranno anche a coagulare intorno a sé anche tutta una serie di persone che però in questo momento devono essere neutre. Per quelli che sono schierati dall'altra parte, quelli ormai li hai persi. Non c'è niente da fare, insomma. Non c'è niente da fare. Quindi è difficile fare una previsione. Certo che, anche qua, sempre sul discorso di dinosauri barra evoluzione, vedo che però ci sono tutta una serie di raggruppamenti che stanno addirittura mettendo in forza queste cose. Se negli anni 80, negli anni 90 ci avrei anche riso sopra, in questo momento non mi viene tanto da riderci sopra, perché mi sembra che ci sia veramente una risorgenza, che non è un termine italiano contemporaneo, ma è un termine di italiano seicentesco, ma credo che si capisca. Di irrazionalità e di conoscenze irrazionali, di conoscenze irrazionali. Questo è un segnale molto forte, questo è un segnale molto forte. Involuzione, sì, assolutamente, descritto benissimo nel ciclo della fondazione di Asimov, rispetto a questo. Però Soluzione sfiducia. sempre, sì, in un pensiero sempre più magico e meno scientifico, cioè proprio la perdita delle conoscenze voluta per mancanza di fiducia, per bastian contrario, per voler andare contro, perché no, per quanto possa essere predittiva e veritiera, non è risolutiva relativamente alla vita di tutti i giorni. Esatto, esattamente. In ogni caso, però, questo argomento comunque definisce la verità assoluta come un continuo work in progress. Sì, infatti, cioè io mi riferisco alla verità assoluta, ripeto, come ciò che ha comunque trasversale, cioè deve avere comunque una cogenza su parti della società che sarebbero su altri argomenti in conflitto, e B, deve avere comunque un effetto pratico sulla realtà, insomma, non può essere semplicemente una teoria. Però quello che sto cercando di dire, insomma, con la sostanza, detto in termini brutali, è che qualsiasi verità, per quanto logica, per quanto razionale sia, deve essere comunque sempre sostenuta da una forza, anche da una forza. E la speranza è che questa forza sia la maggioranza, che quindi vuol dire che saremo in un campo democratico. Purtroppo può anche essere sostenuta da una minoranza, lì però non è più democrazia. Vuol dire che ci sono altre forze in gioco, però non democratiche e potenzialmente totalitarie. Questo è un altro aspetto, secondo me, molto, molto fosco nella nostra realtà. Beh, il fatto che possa essere sostenuta da una minoranza comunque presuppone il fatto che questa minoranza possa diventare maggioranza. Ah, ma può anche farlo senza però passare attraverso le forche caudine della democrazia, eh? Cioè, ci può essere questo cortocircuito che una minoranza violenta possa diventare poi però quella che ha in mano le leve del potere senza però passare da un processo democratico. Io continuo a mettere dei paletti molto precisi da questo punto di vista, perché tra l'altro un'altra cosa che io vedo è questa voglia di bypassare, insomma, con un sorpasso a destra quello sforzo di convincere diciamo quel gruppo di neutri che potrebbero stare dalla tua, ma potrebbero anche non essere dalla tua.